La presenza di una università autonoma è un punto essenziale per lo sviluppo, per la crescita non solo di un territorio ma della intera comunità che insiste sul territorio. A Taranto ci sono fatti numerosi, consistenti passi in avanti, ma c'è tanto altro ancora da fare, proseguire su questa strada. Ne parliamo con Piero Bitetti, candidato al Consiglio regionale pugliese con Italia in Comune a sostegno del candidato presidente Michele Emiliano. Bene, sì, direttore, stiamo lavorando per ottenere l'autonomia dell'Università Ionica, dell'Università di Taranto. L'accordo di programma tra enti è già siglato, i primi finanziamenti sono stati già individuati, c'è un accordo appunto tra Comune di Taranto e Ministero ai fini di garantire questa autonomia. Perché autonomia? Innanzitutto l'autonomia di un'università è una lotta identitaria e poi anche qui la popolazione tarantina ha sicuramente risorse umane, parlo del corpo docente ma anche di studenti, che possono costituire un gruppo vero, un gruppo universitario che sia autonomo per scegliersi le facoltà più soddisfacenti per il territorio, facoltà legate a quelli che sono gli asset di sviluppo economico. Quindi formare i ragazzi non è sufficiente a fermare l'emorragia dei cervelli. L'emorragia dei cervelli si ferma se i ragazzi li formiamo e gli diamo la possibilità di entrare nel mondo del lavoro. Ora, da questo punto di vista, abbiamo individuato anche delle nicchie legate a facoltà universitarie che possono addirittura, e di questo ne siamo convinti, importare cervelli, perché saranno nicchie tali da poter consentire a studenti di altre zone d'Italia di venire a formarsi a Taranto. E l'università, oltre a questo, rappresenta una svolta culturale per un territorio, per una comunità, rappresenta sviluppo, perché c'è un indotto dal punto di vista economico che consentirà a famiglie di poter avere occupazione legata all'università e dà la possibilità ad altre famiglie di mandare i propri figli a formarsi, perché diversamente non ci sarebbero le condizioni per farlo.